Amici miei, oggi sento proprio bisogno di confessarmi, perché è da un po' di giorni che non mi confesso, anzi da qualche mese. Beh, visto che mi voglio confessare, a voi ve lo posso dire, sono 15 anni che non mi confesso. Vado a cercare il prete nella vicina parrocchia di Santa Assoluzione, che a me pare quella più indicata al caso mio. Buongiorno, signor parroco. Buongiorno a voi, ma non sono il parroco. Il parroco non c'è. Posso esservi utile in qualcosa? Veramente volevo confessarmi, ma sicuramente potete farlo anche voi. Eh no, io sono il vice del vice del vice parroco. E vabbè, sempre prete siete. Purtroppo no, sono ancora seminarista. Allora mi potreste chiamare il vice del viceparroco? Eh no, purtroppo non c'è, ma neanche potrebbe confessarvi perché è una suora. Beh, provate col viceparroco. Mi dispiace, ma il viceparroco è dovuto correre in curia per un problema di curiazzi. Ma è possibile che se un poveraccio può confessarsi non ci sia nessuno ad ascoltarlo? Ma oggi è martedì, buon uomo. Ma perché di martedì non si confessa? E poi io mi chiamo Don Ciccio e non buon uomo. Ah, bene, Don Ciccio. Comunque il martedì non si ricevono confessioni. Non avete letto il cartello? E a che cartello? Perché c'è un cartello? Certo, proprio dietro di voi. Vediamo. Le confessioni si ricevono esclusivamente il venerdì dalle 15 alle 17. Ma io sento il bisogno oggi, mica stiamo dal medico della mutua. Purtroppo i preti sono pochi e quei pochi debbono pensare a matrimoni, funerali, messe, incontri con fidanzati e fidanzate degli altri, si intende, battesime, cresime, comunioni, feste in chiesa, catechismi, incontri privati di ogni tipo, servizio presso gli orazzi e i curiazzi e tante altre cose personali che a me che sono giovani, per il momento mi sfuggono. La miseria! E se uno sta per schiattare, che fa? Aspetta il venerdì per confessarsi prima di morire? In questi casi ci pensa il Signore. Ah, mi pare giusto. Comunque, tenete presente che se il venerdì cade in giorno festivo o è il primo venerdì del mese, allora il giorno si sposta alla settimana successiva. E se ci fosse ancora festa, allora si sposterebbe a data da destinarsi. Ma se uno, puta caso, ha un bisogno impellente di svuotarsi la vescica del cuore, ma come fa? Ah, come fa? In questo caso deve andare a confessarsi nella parrocchia delle Sveltine, dove, con soli 5 euro, c'è un prete virtuale che riceve la vostra confessione. La registra sul nastro e voi potete tornare tranquillamente a casa. Accendete il PC e sulla vostra posta elettronica riceverete l'assoluzione con la relativa penitenza da fare. Se è un peccato grave, di solito farete la penitenza inginocchiato sui ceci.
Minchia! Scusatemi per la minchia che mi è scappata. Volevo dire che ho capito che mi avete convinto. Mi sa che mi confesso da me. Faccio prima e mi affido a Padre Eterno, perché mi sa tanto che è diventata così poco importante redditizia la confessione che non conviene più farla. Riverisco a voi, al vice del vice, al vice, al parroco e alla parrocchia che non c'è più. Ah!